Twitchata o ti è arrivata una mail? Tra l'altro qua toccherà fare le cose di stealth, l'avevo visto. Però sembra buona, tu dici giustamente è una schermata, non ti vedo un cacchio, c'hai ragione pure tu. E Free Playing che ci scrive, cioè Brown, ciao Brown, dovrebbe essere, esatto. Adesso aspettiamo, si vede bene, e beh, mo speriamo di partire. Ma io tranquillo. Bene, bravo, abbiamo visto che ci ha raggiunto con lo spam il nostro Mario. E direi che stando a 5 minuti possiamo riprendere. Non so, vi ricordate la Maria di una casetta, la famosa casetta di Resident Evil 4. C'era della gentaglia che andava uccisa un po'. Probabilmente senza muoversi più di tanto, cioè senza farsi vedere più di tanto, perché colpi da pistola non c'è, c'è qualche bottiglia, ma poi se vuoi provare l'approccio a pugni non ce la fai, a meno che non è uno e giri come un matto molto strano. Brunone, ah, perché tu pure il sabato mattina ce l'hai, quindi sì. Ecco, vedete come ma va via subito, quindi ah. Perfetto, Out of ammo. ecco, siamo senza. Bruno, se vai subito, buonanotte. Mario, ma che c'hai? Ti si trasforma casa in carrozza? Qui c'è una bella bottiglia. Intanto analizziamo un attimo la situazione. Ah, ecco, già mi ha visto. Benissimo. Venite, vediamo che forse si riesce in niente. Forse si riesce un cazzo. Ma mi ha ucciso oppure ancora posso fare qualcosa? No, 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 è morto. Bene. Si parte benissimo. Devo prendere la mano, ragazzi, eh. Sì, convintissimo, Bruno. A proposito, Bruno, ma il nostro ospite, possibile ospite di domani, ci ha fatto sapere qualcosa. Ciao Matteo. Esatto, bravo. Bruno ha capito. Dobbiamo finirlo per la recensione. Ma intanto la luce si spegne. Quanti anni hai, Mario? 64? Intelligentissimo. Bravo, girati, bravo di casa, vieni qua. Zazza, zazza. Che era la X? La X. Ok, diciamo che l'approccio stealth. Hai 64 anni, ma ah, giustamente è Mario 64. E bah, è lo strano caso di Benjamin Button. Adesso abbiamo un bivio, come i bivi della vita, vedi? All'inizio ti bruci, così, appassisci. A sinistra c'è un campo meno più selvaggio, sembra, a destra, anzi, a destra verso la libertà. Io proverei a sinistra, così. Ha preso anche una siringa da questo ragazzone, eh. Mentre 18, mi fai sentire anziano, Mario, quando dici così. 18 anni, capisci? Accendiamo la lucetta. Oh, i fiammiferi, era proprio quello che aspettavo qui. Nei colpi. Non posso uscire da questa baracca, no? Sì, Mario, tra l'altro sei barely legal, chiaramente. Allora. Ah, vedi che c'ha quel coso in testa il ragazzone qua. E cosa gli facciamo? Ok, è girato. Mi tirerei la bottiglia proprio là. Bravo, vai. Bravo, chissà chi è stato. Andiamo a vedere. E noi ti ammazziamo. Bene.
Aska, ciao! A chi diamo fuoco? A lui? Ma damogli fuoco, perché dobbiamo dare fuoco, Purello? Vabbè, damogli fuoco. Anche la torcia! Diamo fuoco, e che ci ha dato? Niente. Mircotto, non dire i cognomi. Tra l'altro, ecco, Mircotto ritorna dopo le sue troppo stealth. No, no, che sparo, bro, lascia perdere. Se sparo cominciamo a fare sempre la stessa cosa. Esatto. E parli to the ground, esatto. No, guarda, per adesso finché la partita è... Ecco, vediamo un po' questo. Questa è la paglietta con la X. Vediamo un po'. No. Rimanda a fuoco, perché non manda a fuoco? Bottiglia. Abbiamo perso la bottiglia. Ah, non c'avevamo la bottiglia, ma non c'avevamo la torcia. Perché non raccogli la torcia, bravo. E dai fuoco qua, come si fa a dare fuoco? Esatto, così non lo dà. Vabbè. Dovrei selezionare i cosi, ma non ci interessa, vabbè. I fiammiferi. Dicevo, Mircotto, ti abbiamo visto, che da noi non ci fidi, però come va, eh? Oh, senti Matteo, senti Pierpaolo. Che pubblicità? Che strada sto facendo, eh? Chi c'è qua? Disarming bear traps. R1 sneak più I. Ma si la disarma, però quando poi vengono. Ma per te poi apporti la porti. Ma stai buono, mi ricordo. Tutto il co Mirkate poi si fa chiamare, capito? International. Dai, oh. Poi dicono che volete solo tagliaferri. Sì. Ma perché li dobbiamo bruciare? Ma perché si rianimano? Tu dici nel dubbio bruciali. Ma sì. Mi sembra esagerato bruciarli addirittura, sti ragazzotti, però. Dai, dai, Mircotto, newser ufficiale. Ma dove altro è? C'è un altro... Ah, eccolo là. Eppure... Ah, potremmo sfruttare la pompa. Che dovrebbe scoppiare la pompa. Tipo che ci facciamo vedere. Qui dovrebbe essere abbastanza stupido. Ma che brucio! Ma tu già l'hai fatta sta parte poi, Bru, eh? Ma guarda in finestra lui, giustamente. No, zitti, va che... Ma qualcuno sa se rinasco. Bruno, tu che magari hai giocato un po', ma rinasco, no? Ah, sta all'inizio. Vabbè, l'inizio è qua, l'inizio. Mamma mia, non mi ci fa pensare, scene epiche proprio. Bello, ragazzi, riesce con la forza del pensiero riesce a accendere la luce. Ti sa che rinascono? No, non me la dire questa cosa perché... Guarda che stronzo. Guarda che stronzo. L'ho pure disincantata. Sentito streaming, vabbè, se Bruno non si lamenta, niente andrà bene lo streaming. Pure in HD, eh? Prendiamo pure in HD, siamo proprio tecnologici qua, vai. Sì, ecco, esatto, fa una puzza irriverente. Che c'è da bruciare qua? Lui basta che brucia. Ah, un altro ragazzo. Ah, due addirittura.
Mamma mia. Esatto, è un esame dell'inferno. Checkpoint. E andiamo. Qua che c'è? Comunque, ragazzi, il colpo d'occhio non è accissimo, eh. Adesso devo trovare la maniera. Immondi come i barbari. Adesso devo trovare la maniera di mettere. Oggi no, oggi abbiamo provato l'HD e va. Le prossime prove saranno che io mi metto i commenti da un altro schermo. Good God. Perché nel That's frattempo. right. Just keep doing what you're doing. Oh porca! Ma hanno visto tutti? Bene. Porca puttana, ragazzi, mi sa che abbiamo finito così. Il capitolo non è che da fuoco sono spaventati, ragazzi, qua no, perché ce l'hanno addosso. Vabbè, si muore così. Mi sono dato proprio in bocca come un ciao Brown. Io penso che a mezzanotte più o meno, a meno che proprio non succedano cose matte, a mezzanotte. Se ce lo sta friggendo nel frattempo. Ok, allora no, adesso la pistola no. Allora, lì c'era una convention di intellettuali, no? Sti cazzi di rumori, so io su dei. Le foglie sul fogliame. Ah, attenzione. Mi sembra che questo è un obiettivo. Cioè, mi dà anche l'obiettivo se non li tocco e se li lascio così mangiare, farsi il loro. Perché lo sentivo sulla super diretta. Quindi se i ragazzotti qua non ci vedono. Mi pare strano. Però se sono loro li lasciamo mangiare. Chi di voi si è preso alla fine per i Payday Days che davano ieri? Ah cazzo, mi sono scordato, c'avevo 24 ore, ma non me ne fregava proprio un cazzo di niente. Ci hanno visto, vero? Vabbè, così ti vedono. Però se tu corri, corri, corri verso. Better get out of here. Bene che hanno via. Tu corri. Vai fermo, cammina. Come si gira? Ah, così si gira io. Si va verso. Ah, quindi li devi backup, cioè ti devono vedere per forza. Ok. Però ragazzi, devi prendere mentre ci stavano tutti, eh. Qua tutto flat, io non lo facevo. Attenzione, fatti d'acqua. Vai, andiamocene, ormai è scappato. Ehi, capitolo clear. Ma mi dà un logo, come dire, sei bravissimo? Quello lì, oppure semplicemente un logo. Io non so come salvare, vabbè, facciamo da qua. Override. Bene. Ma qui New Game Plus che voi sappiate, anche se io non penso che lo rigiocherò mai, insomma, diciamo che. Questi rumori che sempre rassicuranti. Io, cioè, io dopo devo rivedermi tutto crozza.
No, vabbè, un'altra volta ho dormito, tutto sommato. Con la scimmia mi servono tre persone. Cioè, per i dei, Alaska. Vieni qua a insozzarci. Attenzione, eh. Lui comunque è impeccabile, questo c'è da riconoscerglielo. Molto bello Grotta. Peccato, peccato che non ha fatto Ferrero, però mi ha rifatto Razzi. Io sono felice, ultra felice. Sull'Ebola poi ha tipo. Allora stai morendo, caro mio, eh. Ah, qui dietro che c'è? Niente, quello qua sempre. No, bene. Allora, lì c'è una Close of the Order. Pugno, spacchiamo le casse perché siamo dei veri teppisti. Ah, siamo full? Allora direi che ci spariamo subito subito una siringhetta. Psst, bravo. E ne raccogli una. Bravino, bravorino. Peccato Alaska che non me ne. Spacchiamo anche il metallo, tipo. E non me ne frega niente. Sì. Renzi, come al solito. Allora, che dite, la barca? La prima andiamo a vederci qua che c'è, va. Non lo so se Bruno l'ha preso, non credo, eh. Questo non credo. Però c'è la Antmind che non so perché boicotta le twitchate di Free Playing, però ce l'ha. Me l'ha detto lui ieri, quindi. Da questo rumore, secondo me c'è qualcuno nei dintorni che mi ha proprio visto e ho sentito. Non, mamma mia, oppure uno che sta per scatarrare pesante e potente, potrebbe essere. Ah, lì che c'è? Lì si continua. Qui c'è una nave che non penso si possa prendere e andare in giro per farci affari nostri, vero? Ah, qui che si raccoglie? Ah, i potenziamenti, bene. Ah, sì, se troviamo uno specchio possiamo andare a potenziarci. Qui ci sono dei fogliacci del fogliame. Niente. Bene. Esattamente, le catarro withing. Dobbiamo aspettare. Io devo aspettare. È la mezzanotte. Perché da mezzanotte scatta il mio giorno libero dalla dieta, dove posso mangiare anche me stesso. EC, control information. To burn them, destroying them completely. Burning consumes one match. If the same enemies are close enough. Dan dan dan. Ecco, e pugni al muro per dimostrare la sua superiorità. Ah, nel senso che adesso ti lasci i fiammiferi e tu brucia. Mamma mia, una pila di cadaveri. Certo che mi cani, eh. La faccia è un bravo ragazzo, ma. Giusto la faccia. Dici perché vai così in stealth? È perché così lo faccio durare. Maledetta. Lo faccio durare di più. No. Perché anzi mi potrebbe rompere il cazzo prima del tempo, però se comincia, chi ben comincia a metà dell'opera, dice il detto, no? E io è meglio che comincio piano piano, cacchio cacchio, e non mi metto a fare. Cioè, sono chiuso in sostanza, giusto? Sì. Bene, mi sta accendendo la luce, attiro l'attenzione. Se volete fare
di qualche cazzata anche al di fuori del gioco o al di dentro del gioco. Non c'ho Santicchia che mi raccoglie le domande, ma cerco di leggervi. Ma lì c'è una falce che si può anche prendere, magari. Dai, dai. Dentro c'è uno specchio, magari. No, questo si sveglia, ma sono sicuro al 300%. Dai. Proviamo a menare? Mamma mia. E non si sveglia? Ma dai, è scontato. Ah, si può bruciare però, ragazzone. Bruciamo. Così, solo per così bruciarlo probabilmente. Bene. Ieri ragazzi sono uscito con il nostro ascoltatore Chief, che non sto scherzando, l'ho lasciato che ha bevuto 7-8 birre. Guarda Mircotto, che bravo che te, che mi fanno emozionare sti ragazzi. Manda le vostre domande a chiocciola a Feed Podcast. Hashtag free live. Potete anche mandare le domande a info chiocciola freeplying.it. La posta del cuore di Simone. Di Simone. Del cuore di Simone. Di Simone. Com'era? Di freeplying. Bella musica. Aberrante. Altre bottiglie. Ma siamo sicuri che non aveva notizie di Last of Us. Ragazzi, io conosco un ragazzo che conosce un po' di gente anche in Rockstar, in Santa Monica. Mi hanno raccontato un sacco di belle cosine. Che qualcosa diremo, non diremo. Anzi, forse avremo anche ospite il ragazzo. Blue Sex. Eh no, è ragazzo. Si muore proprio? Devo rifare tutta la parte nel caso. Quindi ne prendo la siringa e ne prendiamo un'altra nella casa di là. Ma come. Scusate, eh. E che cazzo è? Fa tutto lui! Bene. Adesso ricomincio dall'inizio. Comunque, le domande, se Mircotto le leggi tu da con Free Live da FP Podcast, anche se non credo perché le faranno direttamente qui, visto che li seguiamo. Suppongo, no? E infatti, la desolazione negli occhi di un uomo che deve rifare tutto il la parte. Comunque questi giochi così alla fine li leggo come puzzle più che adventure. Posso dire una cosa? Che tu devi capire come fare tutto e ne esci solo se rifai tutto perfetto, preciso. Sto dicendo una cazzata? Secondo voi? Potrebbe essere. Allora, santo, c'è ancora un pezzo. Esatto. E poi la raccogliamo. Anzi, pure un pugno questa cazzo di merda. Esatto. E che c'è dentro? Vedi? Il signore qua lo brucia, va? Il fuoco è bellissimo. L'effetto fuoco non si fa dal 75. Concordi con la definizione puzzle? Grazie Mario. Allora, qui c'è una casetta, qui si sale lì. Lì c'è un'altra porta, ma andiamo, avventuriamoci dopo. Facciamo le cose come prima con calma. Magari qui quest'uomo ha qualcosa da fare. Apriamo. Lì c'è una bottiglia che è sempre. Ma siamo entrati da qua prima noi? Oh cazzo, oh grande, lo specchio ci piace.
She's gone. E abbiamo preso la mappa, frammento di mappa. Qui. First day as a detective, my new partner, my answer is a real firecracker, tenacious and no sense, my kind of woman. But I got to watch around, she almost caught me checking her ass today. E vabbè, guardi un po' di culo, un attimo di che. Anzi, sarà lui. Andiamo. Che ci andiamo a potenziare, se non ho capito male. Yes. E si può anche salvare, quindi non è fatto così accissimo, è il checkpoint, il salvataggio. No, lascia, perché c'è? Ah, perché si corre con questa, perfetto. Apri. Una volta aperta, una volta chiusa, vedrai che qui a un certo punto ci sarà qualche sconvolgimento. C'è un altro specchio là? No, non dobbiamo andare via, dobbiamo andare di là a potenziarci tantissimo. It's been a while since your last visit. Yes, basta che apri. Un altro specchio qua, andiamo là. 800, non è tanta roba, 800 però. Ragazzi, Fuck. Granate non me ne fotte un cazzo, matches non ci servono, o li mettiamo? Upgrade 500, rimaniamo 400, ma quando cresciamo poi? Che dite? Aspetto? L'accuratezza potrebbe essere una cosa. Le granate col cacchio. E i fiammiferi. Tra l'altro c'è una novità, c'è anche un po' di indiscrezioni su Morpheus che potrebbe essere una roba molto buona. Aspetta la vostra risposta, eh? Che faccio? Che aumento? Che amplio? Che dite? Babbo, allora, amplia lo sprint, ma lo può, 3000 bro, ce ne vogliono, posso aumentare l'accuracy solo l'accuracy posso aumentare, e le grenade, i matches e le grenades. Dai, aumentiamo un cacchio di niente. Aspettiamo di avere più 1000 millini. E poi si vede. E ormai lui c'ha la patente da romano, l'ha finito così. Vedrai. Siamo qui e riproviamo l'aggeggio qua. Ma io l'ho stoppato, è una sola sto coso. Ma vaffanculo.
No, atmosfera no. Poi se non sai giocare come me, allora. Prendi sti cazzo di cosi. No, qui c'è la porticina con quello penzolante. Brucia quello penzolante. Parati in vena. Che odio. Ok, spacca la cassa, raccogli tutto. Dovrebbero essere pure i proiettili, che no, probabilmente non ci sono più. Raccogli altra roba qui. Ok, io quei macchinari li vorrei disinnescare, però così è rotto. Non l'ho neanche salvato. Se devo salvare, evitarmi sta pippa tutte le volte. Vogliamo fare adesso? Ma sì, tanto comunque sono morto, quindi sì, adesso rifatto tutta la scena. Esatto. Lui è intelligente, però è più che intelligente, è molto furbo. Questo c'è da dargliene atto. Sì, si rompe uno specchio ogni 20 secondi. A parte che sono anni e anni e anni di guai. Sì. Entriamo e saltiamo. Non cacchio di niente, sì. Certo che Zavi ha sempre ragione. It's been a while since your Sì, last. pacca vecchia. Tra l'altro qua se sbagli in salvataggio sei fottuto. Parliamone. Usciamo dallo specchiazzo qua. Bene. Io non so come farle nell'anno, perché dice premere sul blè. Ci riproviamo? O non me le filo? Però vedi che. Ah, io posso pure tirargli le bottiglie. Oh, abbiamo perso i comandi, perfetto. Se io gliela tiro, magari voglio sfruttare i zombie, che magari sopra ce ne saranno 70. Ciao Mario! Stronzo, no? Che mo su ci sarà qualche faccia di merda, vedrai. È andata ieri la musica di sottofondo. Cioè, persone normali? Human? After all? Alaska, che fai tu? Dici. In your life. O fa lo stesso lavoro di Bruno? Matrimonio? Digli, ti sposi? 85, sei più piccolo di me. Non fa cazzare. È più terrificante di questo gioco, sapere che ti sposi e io sto giocando a questa roba. Non ti sposi, allora fai come ti pare. Vai, matrimonio a 70.000 km da dove abiti. No, don't Ah! shoot. Don't shoot. I'm not one of them. I'm a doctor.
Marcelo Jimenez. Jimenez si chiama questo, eh? Yes, we're lucky to be alive. Have you seen anyone else? My patient Leslie. I saw him running up ahead, but... But? Come this way. Quietly, mind you. Tu vai. Io mi faccio un giro qua. Non ti pensi che io ti vengo così, mi faccio... Dite che dovrei dare retta al signore là. Oddio, qua dentro. Mamma. Comunque si è autouscita proprio il ragazzo, eh. È molto bella questa cosa. Da lì esce qualcosa, ma tipo che io me lo prendo la notte. Sto già cagando abbastanza sotto. Lì c'è una pompa. Qui. Qua tra l'altro mi sta aspettando per raccontarmi la verità sulla vita eterna. Ah, si è chiusa la porta. Mannaggia la puttana. Alaska, ma tu di dove sei? Di dove abiti? Di dove mi rimani? Allora, prima di fare questi esperimenti vari, io andrei su e andrei a sentire che c'ha da dirmi il ragazzone. Attenzione, lascia! Ah, qui c'è la bomba. Giusto. Non ti faremo battute se sei lucano, perché ne avrei sentite tipo 14.000. Ah, qui dovremmo stare sereni. Sentiamo che ci dice. Have a look for yourself. Those things chased me all the way into the village. Me too. They're all over the place. Went through that gate. Ecco, se non... Good Lord. Esatto, there are too many to shoot our way through. One of us could try to lure them away while the other gets the gate open. You're the one with the gun. If you say so. Quindi sì, ok. E qui che succede se io... Non c'è niente da fare qua? Ok. Vabbè, niente, tocca andare lì. Non dire che ci stanno tanti cazzi. Scegliamo la via. Ecco qua. Ma chi? There is a crank on the terrace. You'll need to operate it if I'm to pass through. Dici, non ce lo inculiamo, andiamo sotto. Il binocolo? No, quello. Bro, non mi mettere confusione. Il binocolo è di Sabatta lì. Ok, abbiamo disinnescato la pompa. E quindi qui ci sarà qualcosa. E c'è qua, altri fiammiferi, ma siamo pieni, ragazzi, siamo dei fiammiferai. Qua? Lascia già la soddisfazione, eh. Il dottore nel frattempo? Vabbè. Non c'è niente. Ah, sta andando bene per i cazzi miei. Ecco. Qua ci andrei con i piedi di piombor. Mamma mia, queste. Ah, cioè, una o l'altra. E se proprio devo scegliere, scelgo l'ascia. Ciao, Alaska. Di qua. Allora, proviamo sta. Vabbè, capito, fanno veramente come cazzo di bare questo. Va bene.
Allora. Ok, siamo fuori. Come gli agricoltori quando raccolgono i pomodori. Pomodori, diceva quello, no? Ho scritto un'ora fa quando avevi il binocolo. Ah, e che ne so. Non c'ho, o non t'ho letto. Ah, carina questa paretina. Quindi c'è. Ok, neanche si brucia. Bene. Quindi se io schiaccio qualcosa sono abbastanza tipo convinto che mi rompe il culo? No, bene. Allora, lì c'è una corda. Secondo voi con questa cosa si può tagliare? Ma in tutto ciò la. Perché lasciala lì? Non capisco, prendete iniziative. Ma questa è una porta? Una stalla, dico. Bene. Niente, qualsiasi cosa prende lascia. La perde. Bene. Quindi se vogliamo accendere la luce perdiamo l'ascia. No. Ok. Bruciamolo perché. Così. Quindi si bruciarli. Mettiamo delle casse, prendiamo una grenade e prendiamo i colpi del pistola. Bene, qua. Ok. E qui la porta, ci gioca. Qui con la cartolina ci devi andare. No, che lascia bro. Oh, porca. Scale che possono essere bruciati qua questi sacchi? Si spoglia sempre di tutti i suoi averi, ragazzo. Ah, l'ho lanciata così, perfetto. Si va in giro a bruciare gente, fondamentalmente. Bene. There is a crank on the terrace. You'll need to operate it if I'm to pass through. Ah, the crank on the terrace. Se non ho visto, secondo voi? Ah, oh, sentito dei rumori. Bravo, ragazzi. Sì, spaccali tutti. Ah, vedi qua che roba. Ha preso qua scusate ma l'ascia, un utilizzo dell'ascia? Oh porca, ciao Brown, grazie di tutto, ci sentiamo tomorrow. Capisco che l'orario per fare le twitchate è un po' tardi. Vediamo se riusciamo a finire il capitolo. Stevic, ciao Stevic. Ah, siamo riusciti dall'inizio praticamente. Sì. E questo? Consolato.
Punta sta pipa. Inutilmente l'ho ammazzato. Vabbè. Ma vai a fare il culo un po', va. Spacca il mobiletto, niente, non lo spacca. Vabbè, ho fatto una cazzata. Ciao, bello, sono stato su TeamSpeak per un po'. Ora mi sono dovuto mutare. Ma che stai su TeamSpeak, ma con gli altri stai? E che... Che altro nick hai su TeamSpeak? Cioè, chi sei conosciuto solo come Stevic? Scusa se non ti riconosco, ma... Ah, forse su TeamSpeak, cioè su TeamSpeak a dire quando noi facciamo un po' spuntata, intendi tu, forse. Ah, vedi dove sei qua? Ok. Quindi possiamo. Potremmo andare anche a salvare là dietro. Che dire, andiamo a salvare? Ma io quasi andrei a salvare. Un nuovo slot magari. Che palle storia. Expected. Nuovo slot, dai. Salvando? Grazie. Come quello delle iene senza la I, senza la H, anzi. Simpatia, eh. Vabbè, impressioni, voi che state guardando? Dove stiamo? Voi che state guardando? Impressioni? Chi era poco interessato, chi più, chi meno? There's no time for fooling around. Ho capito, Ciccio. C'è una crack da sistemare. There's no time for fooling around. Io non fulo around, mi dico dove cacchio devo andare, però. Tu mi hai detto solo di andare a riparare sotto il balcone. There's no time for fooling around. Te la fa pure. Dimmi, sto qua. There is a crank on the terrace. You'll need to operate it if I'm to pass through. Ah, crank, c'è un buco nella. We must find my patient, Leslie. Must be going. Io non ho capito perché eravamo saliti prima e non aveva detto, cioè non è. Ah, andiamo a vedere. Qui c'è nessuno, no? In teoria qua non c'è nessuno. E appaiono le cose, bene. Ok. Beh, in luce non lo so. Cioè, prima non si può usare, adesso sì. Ma qui hanno aperto le gabbie, ragazzoni, qua. O sbaglio? Questa abile mossa. Nel tempo
non scende. Infatti. Hey, over here. That's right, this way. Che lui sta. Allora. Ok. Ma che c'ha la pistola questo? Dio. Cioè questi sono anche armati? Oh. Oh, mica lo brucia però, sto figlio di. Guarda che io muoio da stronzo e non c'ho più niente. Ma posso usare una granata? Ma guarda tu. Non ci posso proprio credere, eh. Mannaggia la miseria. Ma anni luce non lo so, è abbastanza diverso, questo sì, te lo concedo. Allora. Ah, ti fa ricominciare da qua. Poi nel frattempo il ragazzone sta arrivando, quindi noi o ci buttiamo tipo da qua, ma lui non si butta. Perché adesso come riandiamo? No, ah sì. Dove stanno? Sono molto vicini. Mamma mia. Se io li lascio, tanto quindi lo so che entrano lì, quindi andavo da qua. Tanto ci saranno pure qua dietro però. Vedrai perché se stanno da una parte. Mamma mia i rumori ragazzi. Oddio! E che gli faccio qua? Corri! Che cazzo è? Dov'è? Sta porca puttana! Traia. No ragazzi, Allora uno ho capito e ci sta, ci può stare. Ci può stare, eh? Oppure è veramente complesso. Cioè, complesso, devi stare attento. Però un coltellaccio di merda. Cioè, lascia un utilizzo solo, cioè. Vabbè, optiamo per qua, tanto. Ok. Da dove saliva? Fermo. Oh, la testa di merda. Mazza i dettagli, eh. Sì, è una festa qua e siete tutti invitati. Sì. Mi chiamano il cecchino nell'ambiente comunque. Out of ammo. Abbiamo preso la granata. E mo la signorina la trattiamo con la granata.
Dai, dai, scegli la granata. La porca puttana. Mi sono quasi rotto il cazzo, ragazzi. Se ci fosse un checkpoint o ci fosse qualche cosa. Party hard sì, mannaggia la miseria. Che ne so? 4-5 minuti, ragazzi, per me. Devo rotti i coglioni. Allora. Ah, viene da... Ok, mamma mia, mi sto cagando addosso. Perfetto. Questo. Mamma mia. Perfetto, però dovrebbe lasciare l'ascia, così me la potrei... La vecchia, diciamo che la dovrei avere scampata. Perché strilla? Oh, cammina, faccia di merda. Dai, qua non ci sarà la signora che ha cucinato e dice, mo dai, ma dove vai? La Mara, come direbbe. Bro, ma io non c'ho più i fiammiferi, però. Mi impressiono. Adesso io qua posso passare. Se questo testa di cazzo camminasse. Ok. Perfetto. Ma questo chi è che continua? Sei sicuro di volerlo sapere, Simone? Checkpoint. Durr. Oddio, è sempre più vicino. Ah, figo che se tieni premuto dà l'apertura così. Se dai... Non c'è fiammiferi, che qua è tutto da bruciare. Non si può spaccare la paglia. Bene, almeno questo. Qui che c'è? I fiammiferi. Della energy. Sono gli stessi colpi di Resident Evil con l'uovo. Sono abbastanza sicuro. Potrei dire una cazzata. No, forse ho detto una cazzata. Tanto una più o meno. Che c'è lì? Ecco, ho visto. Ma che cos'è? Ma vabbè. Bruciamo qua sotto. Ti posso dare un calcio? Eh sì, due di meno, un culo. Bravo. Ah, davanti a qua la finestra. Ormai, perfetto. Per la prossima. Ah ragazzi, ma questo con la catena è il simpaticissimo dell'inizio. Per chi ha visto, diciamo, la prima twitchata. Comunque le ombre, sta roba è fatta bene, no? Diciamo, attenzione, una trappola, scala, che potrebbe servire. Sotto il fieno ci sarà qualcosa, ci si può nascondere sotto.
ci si lancia. Ragazzi, non nasconde, non porta niente. Qui altro fiammifero, ma a questo punto non c'ha molto senso. Altri fiammiferi qua e dell'altra paglia. Ah, c'è un'altra scala lì che abbiamo bellamente. Qui c'è un'altra, si può buttare giù? Allora, sali. E lì c'è la solita cazzo di bomba. Spassi. Intanto questo mi scoppio, muoio. Ecco, tanto non ho né una né l'altra. Mi devo disattivarla, meglio così, insomma, no? Andiamo a vedere su che c'è. Io non ci andrei neanche. Cioè vabbè, io non sarei proprio. Ah, sta là sotto, vedi? Vediamo, potremmo. Queste statuette. Allora, noi del ragazzone lì potremmo farcene qualcosa. Ma no, non ti buttare, ragazzi. Ma queste statue è la seconda che becco. Comunque, noi potremmo farcene qualcosa. Se quello sta lì e soffre, io prima soffre. O gli spariamo. Ma secondo voi, sto ragazzo, come noi scendiamo? Si incazza così tanto che fa. Spacca le catene. Proviamo. Ah, non ci vede. Sono i maiali. Bene. Maiali, che ci si può fare, maiali? Niente. Sono molto male. Sperate che preferirei non mangiare io. Ah, lui è qui dietro che soffre. La mano lo fa. Sì, tiro. Spacca le cose. Non ci si può andare a rompere il cazzo. Questa cosa è molto strana, eh. Ah, le statuine. Dici che va. Ma io però ammenava, non mi ha fatto niente. A me questo qua dietro mi mette un'angoscia. Vabbè, allora usciamo da qui. Non ho capito dove cazzo devo andare, però. Ah. Oh, porca! Ecco qua. Ora lo libereranno, simpatia. Ce n'è pure uno appeso che non avevo visto. Ma secondo voi salgono le scale, sti ragazzi? Oh.
manco non seguire. Ah, eccoli, va. Ah, non m'ha visto. Perché sbaglio il tasto? Non ci posso credere, sono... Che scena, eh? Testa o un cazzo di niente. E mo che gli racconto? Non sta arrivando il suo, eccolo là, il suo simpaticissimo amico. Per il momento chiameremo Jack. Raga, o lui sta inculando me. Sta arrivando spedito. Se questo non si gira subito, non ci facciamo vedere, magari. Ma non credo ci ammazzerà, però. Nel dubbio. Bella bombetta. Ah, via. Vediamo se riusciamo a seguirlo. Sì, alla fine non sono neanche zombie, sono semplicemente dei pezzi di merda fondamentalmente. Però sono abbastanza. Questo lascia qualcosa? No. Ma ci provo a buttargli una granata al ragazzone qua sotto, che dite? Proviamo. Fammi indovinare, l'ho liberato. Vero? Così spengo direttamente e finisce qua la nostra avventura, eh? Dalla musica io direi che l'ho liberato. Eccolo lì! E che cosa gli racconto adesso? Il sotto non dovrebbe vedere, vero? È proprio... Ah, non c'ho neanche l'arma? Bene. Vabbè. La sei cercata, che cazzo vuoi? Ok. Il ragazzone lì è meglio non disturbarlo. Vorrei almeno finire il capitolo, ma mi sa che non... Allora, lì ci sono quei due. A parte che da dove partiamo adesso? Da qui, spero. Che se prima...
Questo intanto lo ammazziamo perché... I cazzi tuoi. Sì, e così non diamo nell'occhio. Lascia sta cosa un po'. Ma lo devo raggiungere secondo voi? Forse sì. Se mi sbrigo. Oppure tanto. Mi stanno inseguendo? Vabbè, che cazzo! E da dove ha tirato fuori l'altra? Sì, va bene. Senti, tu sei il sigile. Guarda che sta andando qua. Eh sì, arrivo io. Non so cosa fare. Ma guarda tu, mi sto uccidendo da solo. Esci da qui. Bello, sarà un gameplay riuscitissimo proprio. Great. There's gotta be something that'll get through this. Maybe a chainsaw or something. A chainsaw? Quindi io devo ammazzare quello per venire qua e tagliare questo e uscire? Finisce qui. Finisce qui questa commedia. Però accadrà. No ragazzi, ok, abbiamo capito qual è l'obiettivo: ammazzare quello, prendere la chainsaw e... La nostra diretta finisce qui perché non mi va più di giocarci. Vediamo se domani, non lo so, magari si continua domenica. O no, appassionante avventura di Evil Within. Grazie per chi è stato con noi, abbiamo fatto la nostra ore 17 e buona serata a tutti quanti.